Ed eccoci tornati su New Super Mario Bros. U Deluxe. Siamo alla Piana delle Ghiande. Nello scorso video abbiamo cominciato il Let's Play. Abbiamo sconfitto Boom Boom nel terzo stage. Ed oggi mi appresto a finire totalmente Piana delle Ghiande. Collina degli Yoshi è il terzo stage ufficiale, il terzo livello in maniera ufficiosa. Allora, si correva con Y. Devo sempre ricordarmi i pulsanti perché. Insomma, non sono proprio avvezzo ai New Super Mario, sono più tipo da Galaxy e compagnia cantante. Quindi questi qui sono un po' un tabù per me. Non è che non li ho mai giocati, ma Yoshi, grande Yoshi che può fluttuare per qualche secondo in aria. E poi Yoshi si può anche caricare mangiando i nemici o mangiando comunque sia gli oggetti che vediamo sul percorso, tipo le mele. Allora, si carica con le mele, si carica. Ha una barra a spicchi, perfetto. Dunque, il fatto che qui escono le talpe mi dà molto fastidio. Bene, facciamo anche quest'altro. Potevo farlo doppio tutto quanto in una volta sola? Certo che potevo. Però ho preso male lo spazio. Comunque. Ah, non posso sputarle? Ah, pensavo di sì. Strano. Ma qui le mangia solo, va bene. Non è che mi interessa farmare le monete se le prendo bene, se non le prendo, amen. Ok, manca solo uno spicchio e ci siamo. Però devo mangiare le mele. Oddio, questi qui. Ah, perché le tartarughe non le mangia. Ah, certo. Perché le tartarughe, dato che possono essere sputate i Koopa, so i nomi tecnici, tranquilli. E fa l'uovo Yoshi. E c'è un fiore. Ah! Esce un Power Up. Oh, cavoli. Oh, pensavo mi facessero male i Goomba, non so perché, ma all'ultimo ho alzato il personaggio e dico, boh, non mi fido. Ok. E qui ricomincia la sagra dei Power Up, di mangiare e esce Power Up. Va bene. Vai, vieni qua, oddio, com'è che si chiamano queste le talpe? E poi c'è anche un gioco sulle talpe. Assurdo. Bene, bene, bene. C'è un gioco proprio sviluppato per Game Boy su Mall Mania. Non ho mai approfondito bene, anche se l'ho giochicchiato, ma grazie ai compagni di classe. Allora, vieni un po' qua. Oh, 2-3, vai, tripletta! Grande. Allora, mi manca l'ultima moneta stella, che spero di trovare quanto prima. Vai, Yoshi, grande. Perfetto, eccolo qua. Non c'è la terza moneta. Dov'è la terza moneta stella allora qui, che non l'ho presa? Devo essermi perso qualcosina. Vabbè, lo rigiocherò sicuramente. Vediamo un po' qua questo Yoshi. Yoshi, sono un baby Yoshi! All'era di chissà dove si trova da mangiare, quindi credo proprio che ti seguirò. Ah, ok. Prima di andare a cime fungose, rifaccio un attimino il livello collina degli Yoshi perché voglio provare a prendere la terza moneta stella. Ah, ma sta qui sotto? Ah, beh, Yoshi è volato via. Stava qui, insomma, ok. Vabbè, Baby Yoshi l'ho fatto volare via, però capita. Eh sì, se finisci con un certo tipo di timer. Hai una sorpresa. Ecco, esatto. Ecco una ricompensa adeguata. Grazie, sì, vabbè, certo. Purtroppo Baby Yoshi l'ho perso. Me ne rammarico. Però, cime fungose, piano delle ghiande 4. Vediamo un po' ste cime fatte di funghi. Ok, carino. Powerappo. Ti pareva che lo prendevo subito? Se no non sarei io, dai.
fa un po' di monetacce. Ok, qui sopra come ci arrivo di grazia? Ok, vedo, vedo, vedo. Vabbè, non riesco a capire come prenderla, magari ci ritorno in un secondo momento. Comunque, andiamo avanti. Eccola. Bene, cime fungose, let's go. Andiamo un po'. Oh, 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 oh. Ah! Oddio. Wow, non mi aspettavo questa giocata da me medesimo. Ma va bene. Ok, abbiamo un po' di funghetti qui. Oddio, non ci arrivo qua sopra. Non ci arrivo. Niente, persi per sempre quelle monete. Non ho proprio idea di come arrivarci, devo essere sincero. Ah, ah, ah. Certo. Ah, allora, allora, signori. Non lo so, che facciamo? Ho fastidiose quelle piante lì, eh. Come devo prenderlo questo? Scusami, ci vuole Yoshi qui, mi sa. Mannaggia. Ci vuole Baby Yoshi qui. E io che l'ho perso come un babbo. Come un tonto io ho perso Baby Yoshi. Allora, qui io devo fare così, la giocata del pro. Va bene così, ecco qua. Oh, vabbè, questa un po' me l'aspettavo che c'era qui sotto il tubo. Che portasse da qualche parte, visto che, insomma, è piuttosto palese. Aiuto! Ok, fiore, fuoco! Ok, fatta anche questa. Wow! Le monete verdi, questa non ce la sapevo. Uno sta facendo un discorso, cerca di non perdere un filo logico, e tu che fai? Si alzare il fungo all'ultimo secondo per farmi perdere la vita. Io mi sa che mi lamenterò col sindacato perché non è normale sta faccenda. Ma quale guida? Quale guida? Ero arrivato alla fine, che sto facendo gli esperimenti, faccio il buffone e quindi perdo la vita, no? Ma non è importante, è un videogioco, alla fine, tanti cari saluti. Aspetta, io ora dovrei un attimino provare a fare una cosa, tanto che ci sto. Allora, ho visto qua che c'è una moneta, no? Tra durante i miei vari esperimenti. E le piante piranha muoiono con questo fungo, sì, con questo guscio, voglio dire, di tartaruga, di cupa. Allora, ecco qua, ok, perfetto, grande, non mi crepare Luigi, perfetto. Coppla, twirl, twirl, è finito il livello. Allora, manca quella al centro, che ripeto, potrei, o meglio, dovrei forse usare Baby Yoshi? Lo scoprirò solo andando avanti. Ah, ma lì il passaggio è stato bloccato, attenzione. Ah, interessante. Piana delle ghiande 5, piante piranha a go-go. Oddio. Ho un po' di paura ora. Sì, vedo le piante piranha. Dove scappi, funghetta? Vedo le piante piranha. Ti prendo queste monete se non ti dispiace. Ah, questa non mi piace. Quindi la faccio fuori. Perché la faccio fuori? Perché qui c'è un segreto, ovvio. Monete, tante monete. Oh, il fuoco. Oh, ora dovrebbe essere tutto quanto più semplice. Tranne con queste che il fuoco non funziona. Andre Link, non fare il buffone che poi perdi la vita. Ok.
Ah, questa non mi piace affatto. Che fai tu lì, Hammer Bros? Ehi, Martel Koopa. T'apposto, frate? Non mi piace come ti comporti, che stai lì, lanci martelli. Ma che ti pensi di essere? Ah, qua sta ben di piano, se la chillano tranquilli, arrivo io e li rovino la festa. Eccolo lì, se non saltavo, magari se stavo fermo. Ho perso un'occasione per stare fermo. Interessante questo passaggio qui. Ah, ok. Qui c'era il Koopa, dovevo prenderlo e lanciarlo alla pianta piragna. Ho perso un'altra moneta stella. Ah, però c'è questo qui con il quale posso rimediare. Via. Possiamo entrare nel tubo ora. Tubolare, come dicevano i bambini degli anni 90. Ah, e questo è anche peggio. Ah, ma con più fuoco muoiono? E quando me lo dite? Io ragazzi mi sono perso troppi Super Mario per ricordarmi tutto. Comunque va bene, proseguiamo. Ah, ste piante piragna qui. Ah, questo in realtà è molto semplice da fare perché basta andare a scivolare e eccolo qua, fatto. Sti Martel Koopa sono un po' una piaga, eh. Sono forse insieme alla Kitu il mio nemico peggiore di tutti quanti Super Mario. Perfetto! Eh già, ce l'abbiamo fatta ad attraversare questo inferno di piante piragna. Andiamo a casa di Toad. Raccogli più one-up possibili. Devi prendere più funghi che Bowser, ok. Però allora, amico mio, se tu però mi le lanci un sacco di Bowser insieme. Allora, il fatto che io non voglia prendere i Bowser mi trattiene anche dal prendere. Ah, vabbè, comunque si è preso più one up che Bowser alla fine, dai. 4 one up, non male. Ah no, 3 one up, ok. Pensavo che non mi contasse i Bowser presi, ma solo i one up. Va bene, va bene. Quindi alla fine fanno i conteggi e vedono cosa hai preso di più rispetto all'altro. Però è un bel problemino. Ah, lotta? C'è la lotta. Sconfitti. Oddio, era piuttosto facile questa. Propellente! So che. So qual è l'effetto avendo giocato a Super Mario Maker. Va bene allora, andiamo a Castello Pendolante di Lemmy. Castello Pendolante, interessante come nome. Ah. Beh, sì, ha senso effettivamente. La Nutsuit. Ma non mi permette di andare sopra. Che cosa c'è sopra? Che non devo scoprire? Anche se penso che portasse qui, non è per. Ma come si fa? Oioi, ok, mi piace questo, mi gusta. Ok, vedi, eccolo qua. La Nutsuit, ok. La Nutsuit. Ok, mi piace. No, cucco, per fortuna questa posso salvarmi con questa.
Mio Dio. Ok. Salvo. Ecco qua. No! Perché ho premuto giù? Ma perché mi perdo in queste cose? Allora, stavolta, no? Era tanto semplice, no? Amico mio, qui... Questo è un po' un problema, amico mio. Non so come ho fatto a farlo, ma... Grazie a Divina, forse. Ecco, ora posso fare lo schianto a te. Ok. Questo non me l'aspettavo. Va bene. Ok. Ai ai ai. Ma perché? Io ci provo, ci... No, oh santo cielo. Ok, andiamo da Lemmy, non voglio sapere altro, voglio solo andare a sconfiggere il boss, se ci riesco poi. Questo chissà che mi combina Lemmy. Mamma mia, che brutto. Ah, la nave devo andare. Quindi è un altro livello? Spero di no. Spero che non sia un altro livello, perché sennò... Ah, ok. Ah, sì, lui sta sulla palla, già. E fa... c'è il bastone che lancia le bombe, lancia. Ma cosa? No, dai. Allora, senti, io mo ok che sono negato. Per gli scroller di Super Mario preferisco quelli 3D, vabbè, non l'ho mai nascosto. Però, dai. No, un'altra volta il castello devo rifare? Ma sei serio? È tutta una questione di essere abili. E basta. Io perché che faccio? Dico, ok, ho la vittoria in tasca, inizio a parlare. E perdo. Eccolo qua, dai. In genere 3 sono i colpi che richiedono i nemici di Super Mario, quindi Lemmy dovrei essere piuttosto tranquillo. Oh, senti! Allora! Eccolo, allora, guarda, me ne vado di qua così mi segui qui, c'è più spazio. Ecco, stavolta aspetto che ti... Oh, santo cielo! Sconfitto comunque, dai. Ecco, vattene, bravo. Le monete che non prendo le riprenderò magari in un secondo momento se dovessero proprio servire al 100%. Che tra l'altro, stavo facendo completismo sul 3D Land e alcune erano davvero ostiche da prendere. Però ho tenuto duro e l'ho quasi finito al 100%. Ormai si parla di anni e anni fa. E questo qui non voglio essere da meno, voglio riuscire a farlo. Non dico al 100%, ma almeno a non perdere malamente come sto facendo ora. Ah, eccolo Yoshi, va. Direi che allora posso andare un attimino a prendere le monete che ho lasciato, no? Bene, moneta di questo stage presa. Ora mancherebbero le 2 nello stage di Lemmy. E se da un lato sto acquisendo una certa expertise con i comandi, dall'altro continuo a fare davvero pena. Ma comunque, sconfitto prendendo solo un danno. Va bene, sono soddisfatto del mio operato. Amici, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di New Super Mario Bros. U. Vi ricordo ovviamente che la serie dovrebbe uscire a cadenza regolare. Baby Yoshi è ancora con noi. E nel prossimo episodio andremo ad affrontare il deserto, mi pare di vedere. Ok, va bene. Allora, io vi do appuntamento nel prossimo episodio di New Super Mario Bros. Ciao!